Pronto? Sì, ma chi è? Sono Carla, mi scusi se la chiamo questo. Ah, Carla, che è successo? Ma non c'è Cassini? No, non sapevo a chi rivolgermi, mi raccomando, è una cosa grave. Va bene, ho capito, preparate tutto, vengo subito. Professor Miezzi, mi dispiace di averla tirata giù dal letto. So che ha avuto una giornata molto pesante, ma non sapevo a chi rivolgermi. Professor Cassini, non mi d'urgenza, l'onorevole Ramazzini. Ha detto, tanto è tutto tranquillo, non ci sono problemi. E invece? Va bene, Carla, non si agiti, è tutto pronto di là. Sì. Il dottor Mauri ha fatto una radiografia e una TAC che ha evidenziato un ematoma estradurale della fossa cranica media. Mi porta la scheda clinica, per piacere. Va bene. Aspetta. Linzi. La pressione? Molto alta. 108. Attenzione, coagulo. Bisturi. Ammira, morì. Allora? C'è ancora una midriasi destra. Veloce. Coagulo, morì. Carla, mi ricorda gli impegni di domani, per piacere? Sì, alle 9. Agli esami all'università in sostituzione del professor Bergiotti. Sì. Alle 11 la sua conferenza. E poi all'1 ho fissato l'intervento sul piccolo Dario. Ah sì, Dario Ravelli. E l'intervento su Loffredi? Quello non è urgente. Ho pensato di spostarlo dopo domani. È stanco, vero professore? Eh sì, ma mi bastano 3 ore di sonno per riprendermi. Anzi, 2, visto che ormai sono le 6. Grazie, professore. Solo 19, è tirato lo stronzo. A chi tocca? A lui. Ah, Soprani. Professore. Matteo Soprani. È arrivato il professor Kreitz. La sta aspettando nell'aula magna. Che devo dire? Scusami con Kreitz. Digli che cercherò di sbrigarmi. Va bene. Se la cosa va per le lunghe, eventualmente potrebbe continuare lei. Non vorrei far aspettare troppo il professor Kreitz. Buongiorno, professore. Buongiorno, Soprani. Sono sicuro che lei non mi farà perdere tempo. Lei ha seguito il mio seminario lo scorso anno. Sì. Bene, allora mi parli dell'epilessia. Sì. Dunque, dobbiamo distinguere gli attacchi epilettici maggiori, caratterizzati dalle convulsioni, dalla cianosi del volto, dalla dilatazione delle pupille, da quelli minori che presentano solo. Vogliamo cominciare a dare una definizione? Ah, sì. Una definizione. Comunque pensavo che parlando di sintomatologia fosse... Soprani, lei mi incominci a precisare i limiti dell'argomento che le ho chiesto e quindi mi definisca cosa intende per epilessia. Sì, se mi dà il tempo, era quello che cercavo... Non è una domanda difficile. No, non è difficile, ma se mi dà il tempo di rispondere. Ci ha fatto un seminario di 6 mesi sull'epilessia. Bene, non vorrà riferirlo tutto, spero. Allora mi faccio una domanda circoscritta. Mi dica... Di cosa vuole che parli? Dell'attacco jacksoniano? Dei prodromi? O dell'aura epilettica? Di un focolaio cicatriziale e dell'eventuale tecnica chirurgica? Se vuole vada avanti. Ma se ha fretta torno un'altra volta. Ecco, bravo, faccia così, torni un'altra volta, così magari avrà le idee un po' più chiare, eh? Va bene. Soprani! Della neurochirurgia, dove molto si è fatto, ma molto resta ancora da fare. È importante confrontare i risultati delle varie scuole europee. E qui colgo l'occasione per ringraziare il professor Kreitz, che ci ha fatto l'onore di partecipare al nostro convegno. E per concludere, spero che i nostri sforzi portino ad un ulteriore sviluppo della conoscenza. E nel dirvi arrivederci, vi do appuntamento al prossimo anno. Vi ringrazio di essere intervenuti. Grazie. Buongiorno. Un attimo.
Professor Kreitz, che piacere. Il piacere è tutto mio, la sua relazione è stata perfetta, soprattutto esauriente e chiara. Grazie. Complimenti a lui. Dica, professore, queste tecniche chirurgiche di cui lei ci ha parlato sono naturalmente già sperimentate, vero? Naturalmente. E per caso, lei non ha ripensato alla possibilità di venire a Praga per spiegarle al mio staff medico? Basterebbe un corso di aggiornamento di 6 mesi. La sua offerta mi lusinga molto, ma... Ma continua a rifiutarlo. Il fatto è che il professor Vergiotti, come lei sa, non sta bene e io non me la sento di lasciarlo in un momento così delicato. Capisco che questo le fa onore, ma io spero che prima o poi lei ci ripensi. Noi l'aspettiamo a Praga. Arrivederci, professore. Oh, per me 2-0 c'era tutto. Ciao, Bigetti. Io sono solo umano, credo che Celentano, tu sei... Ma me l'hai già fatto. Bravo. Mi ha preso. Indovinato. Carla, sono arrivato. Mi raggiunga nello spogliatoio. È tutto pronto? Professore. Professor Viezzi, aspetti. C'è qualche problema? Sì. E sarebbe? Il professor Cassini sta già operando da più di un'ora. Chi? Dario Ravelli. Ma non è possibile. Ma quel ragazzo è un caso difficilissimo. E Cassini non è all'altezza. Mi dispiace, non è in grado. Io ho fatto notare che era un suo paziente. Ma Cassini ha deciso che si trattava di un caso urgente. Sono spiacente, Viezzi, ma non si poteva aspettare. Si rischiava un'ernia cerebrale interna. Vale, se l'avevo visitato ieri sera. Vorresti dire che io ho approfittato del fatto che eri impegnato all'università per soffiarti un paziente. Ma dai, ma se l'ho fatto per farti un piacere. Io non ho bisogno dei tuoi pazienti, Viezzi. Così come non ho bisogno di dimostrare di essere più bravo di te. Perciò conviene tutte e due una pace. Armata, magari. Non sei d'accordo? Ciao, Aldo. Ciao, Laura. Come sta tuo padre? Meglio. Ha avuto una delle sue solite crisi. Lo sai, quando l'artrite alle mani lo fa soffrire, prende il Depanon. Ma il Depanon gli fa male al cuore. Gli fa venire questi scompensi. Pensi che posso vederlo? Sì, sì, certo. Aldo, cerca di non farlo innervosire. So che hai avuto una discussione con mio marito. E tuo marito ti ha spiegato anche il perché? Non mi mettere in mezzo, Aldo. Mi dispiacerebbe doverti dare torto. Ma io sto dalla sua parte, lo capisci? Tuo padre lo sa? Non gli ho detto ancora niente, ma lo conosce, alle antenne. Avanti. Professore. Ah, Aldo, vieni, vieni, entra. Come sta, professore? Ma bene, bene, bene. Come vuoi che stia. Se quell'asino di mio genero mi avesse dato un cardiotonico invece di farla tanto lunga, stamattina avrei potuto fare io gli esami. Com'è andata? Bene, tranne un ragazzo che si è ritirato, sono passati tutti. Insomma, state cercando di farmi capire che non sono più indispensabile. Ma non capite che questa è la terapia peggiore. Vuole una diagnosi, professore? Gliela faccio? Lei camperà fino a 100 anni. Magari. Vuoi sapere la verità, Aldo? Qua dentro c'è un accumulo di nottate in bianco, chiamate di emergenza. Operazioni riuscite, operazioni non riuscite. Il suo bambino ha un tumore maligno, sua moglie ha 2 mesi di vita. Tu credi di essere immune, distaccato dal dolore degli altri, ma alla fine capisci che tutto questo ti ha sfiancato. A mio genero sicuramente non succederà. Ma tu, caro Aldo, sei un soggetto a rischio. Anche per questo ti stimo molto. Però è a suo genero che andranno la cattedra e la direzione della clinica, no? Non è ancora detto. Speravo di non dover affrontare l'argomento in maniera così diretta. Lo so, e mi dispiace, professore, ma io penso che sia meglio chiarire.
cosa è successo? Cassini oggi ha operato un mio paziente senza il mio consenso, approfittando del fatto che io ero impegnato all'università. Ah, è arrivato a questo. Naturalmente, la scusa ufficiale che si trattava di un caso urgente. Ma è possibile che sia così stupido da non capire che un elemento come te è prezioso, indispensabile? È possibile che non si renda conto che deve allearsi con te, servirsi di te, magari? Io non credo di aver più voglia di stare al gioco, professore. Capisco, lo so cosa vuoi dire. Ti aspetti che io mantenga la promessa. La direzione della clinica, la cattedra, in cambio di tanti anni di lavoro, di sacrificio, di dedizione. È questo che pensi, vero? Ma non è facile per me, Aldo. Non è facile per me. Cerca di capire. Loro sono anche la mia famiglia. Tu sei migliore di mio genero in ogni senso, ma lui è stato abile. Ha riportato in attivo il bilancio della clinica in un momento difficile e tutti gli azionisti sono dalla sua parte. Che cosa posso fare io? A meno che tu non trovi un argomento valido per metterlo con le spalle al muro, perché in fondo tu mi conosci. Io detesto che mi si forzi la mano. Ecco, pensaci, Aldo. No, non lo farò, perché non è questo il punto. Ti ho molto deluso, vero? Papà, hai bisogno di qualcosa? Vieni pure, io ho finito. Ciao, Laura. Non rispondermi subito. Ripensa a quello che ti ho detto, Aldo. Dammi retta. Tuo ex marito, quello. Buonasera, Maria. Passi a lui. Ciao, Maria. Ciao. Ci vediamo domani. Aldo, ma che ci fai qui? Ciao, Elisa. Posso accompagnarti a casa? Va bene. Che è successo? Ho avuto una discussione con Vergiotti. Ti rendi conto? Dopo 15 anni mi liquida con un mi dispiace. E cattedra e clinica vanno a quel macellaio di suo genero, a quell'uomo senza scrupoli, a quella rivista che si è guadagnato il posto andando a letto con la figlia. Scusami, sai, ma ho i nervi a pezzi. Aldo, forse non è tutto perduto. Forse, ma io non ho voglia di tentare più nulla. Sono stanco. Sei sempre lo stesso. Ti arrendi prima di cominciare a lottare. Senti, Marco conosce due azionisti della clinica. Sono due clienti del suo studio legale. Io potrei organizzare una cena a casa mia. Sono sicura che Marco non avrà niente in contrario. Salvato dal marito della ex moglie. Non dire sciocchezze, Aldo. Potresti incontrarli, parlare con loro. Non è detto che da cosa non nasca cosa. No, Elisa, ho detto che non ho più voglia e basta, Ecco qual è il tuo problema. Sempre lo stesso. Ti lasci andare. Ti piace fare la vittima. Sentirti perseguitato, così almeno è un pretesto per... Senti, Elisa, non ricominciare con le prediche, perché non mi sembra proprio il caso. Va bene, ma allora non mi chiedere consiglio, perché tu sai come la penso. Guarda che io non ti sto chiedendo un consiglio. Io avevo bisogno di te e basta. Aldo, ci siamo lasciati perché tu non sei mai cresciuto. Avevi bisogno di me come se hai bisogno di una sigaretta. Elisa, io non lo so perché noi due ci siamo lasciati. Io non l'ho mai capito. Ma io so solo che abbiamo sbagliato tutto. Forse. Ma adesso io sto bene. Ho una nuova famiglia. Si è fatto tardi, mi accompagni a casa? Sì, certo. Aldo, per piacere, fammi fare ancora un tentativo. Lasciami organizzare questa cena.
Per te il lavoro è sempre stata la cosa più importante. Non puoi arrenderti così, mollare tutto. Certo. Ciao. Ciao Aldo. Ciao Marco. Sono il professore. Come mai non ho ricevuto niente? No, mi serve stasera. Dove stai? Ho capito. Vengo io. Venire, però ha chiesto, guardate, non ci capiva più niente. Ciao, ti devo salutare, scusa. Mi dispiace di averti fatto scomodare, ma... hanno arrestato un paio d'amici. Non possiamo più rischiare. La prossima volta la consegna sarà regolare. Sì? Professor Viezzi, venga subito, c'è un'emergenza. Va bene, Carla, arrivo. Ecco, gli ho slacciato i pantaloni. Non reagisce. Professore! Professore, presto, la prego! Ha un arresto cardiaco, ha la lidocaina, non ha reagito. Ossigeno? Perché non gli avete dato subito l'ossigeno? Proviamo col massaggio cardiaco.
Prepara il defibrillatore, presto. Su. Portalo a 200. Sì. Un'altra. Si sta riprendendo. Un'altra iniezione di lidocaina. Continuo io, dottoressa. È debole ma regolare. Forse ce la fa. Una flebo di bicarbonato. C'è una stanza libera? Sì, la 24 si è liberata oggi. Va bene, allora faccia sistemare lì il ragazzo. Ma lei lo conosce? Sì, è uno dei miei allievi. Lo abbiamo trovato davanti alla clinica. L'arresto cardiaco è stato causato da abuso di sostanze stupefacenti. Lo so. Dovremmo segnalarlo al servizio di assistenza per tossicodipendenti. Beh, in questo momento non mi sembra il problema più importante. Non sappiamo nemmeno se arriverà domattina. Trattandosi di un colasso d'overdose, ho pensato che tu potessi aiutarmi. Mi dispiace di averti fatto venire qui a quest'ora. No, figurati. Comunque, giudicare dai dati, da quello che tu mi hai detto per telefono, sembra proprio un'overdose di crack, che è micidiale. Perché dà assuefazione e poi ti brucia in poco tempo cervello e sistema nervoso. Fortunatamente che qui da noi per ora se ne trova poca. Quanti anni hai, ragazzo? Ma 20, 22. Mm. E sai da quanto tempo si droga? Purtroppo no. Mm. Vieni, è qui. Sopra le 24 ore forse ce la fa. Comunque continua con la fluidoterapia. Nel caso aggiungi del glutatione. Per ora non c'è nient'altro da fare. Finita questa flebo faccia quella al glutatione. D'accordo. E dopo che avrà bisogno d'aiuto? Di tutto com'è? Pensa che è un mio allievo all'università. Ammazzarsi così a 20 anni è una cosa che io non riesco ancora a concepire. Grazie. Comunque Aldo, bisogna avvisare la famiglia. Prima cosa per sapere da quanto tempo si droga e poi perché purtroppo potrebbe non arrivare domattina. Mi dispiace. Grazie di tutto. Figurati, ci vediamo. Ciao. Ciao. Ma ha capito che cosa le ho detto? Suo fratello potrebbe non passare la notte. Ha avuto un arresto cardiaco per overdose, la situazione è gravissima. Io devo assolutamente parlare con lei, io devo sapere. Pronto? Pronto? Vezzi, vengo adesso dall'amministrazione. Sì. Mi hanno detto che hai ricoverato un tossicodipendente alla 24. Ho ricoverato un paziente con un collasso cardiaco. Andiamo, andiamo, non giochiamo con le parole. Quello non solo è un tossicodipendente, ma è anche uno spacciatore. Non mi dirai che questa è una dose giornaliera. L'abbiamo trovata nelle sue tasche, lo sai quanti grammi sono? No, ma certamente tu l'avrai già pesata. Capisco che non potevi saperlo, ma adesso le cose cambiano. Tu sai che in questi casi c'è obbligo di denuncia.
Io so solo che di là c'è un ragazzo di 20 anni. Un mio allievo che ha bisogno di cure, che sta lottando per non lasciarci la pelle. E della clinica te ne freghi? Sai cosa succederebbe se venisse fuori l'omissione di denuncia? Non si può rischiare. Ma è quello che rischiamo di solito quando l'amministrazione, per ragioni fiscali, non denuncia lunghe degenze di malati importanti. Quasi sempre clienti tuoi, Cassini. Cosa credi, che non lo sappia? È così che hai riportato in attivo il bilancio della clinica. Cos'è, un tentativo di ricatto? Fai tu, ma quel ragazzo deve essere lasciato in pace, è chiaro? Fai conto che sia figlio di uno dei nostri azionisti. Me ne assumo io ogni responsabilità. E lo direi tu a Vergiotti? No, sono sicuro che lo farai tu prima di me. E adesso scusami, ma ho cose più importanti da fare. Mi piace, ma io devo assolutamente parlarle. Va bene, entri pure. È morto? No, non è per questo. Mi scusi. Mi scusi. Io voglio molto bene a Matteo. È l'unica cosa che mi resta della mia famiglia. Dopo la morte dei miei genitori. Siamo sempre stati legati. Finché non ha cominciato a drogarsi. Non voglio sapere più nulla di lui. L'ho aiutato finché ho potuto, no? Ma adesso basta. Basta, basta, non ne posso più. Non riesco più a capirlo. Non lo vedo più neanche come un essere umano. Sì, capisco. No, lei non può capire, professore. Guardi, guardi questa casa. Vede, sui muri ci sono ancora i segni dei quadri. Ha venduto tutto. Ha rubato, mi ha picchiata. Ha minacciato di uccidermi se non gli davo i soldi per la dose. Quando ha cominciato? Ha cominciato 3 anni fa, più o meno. Io non so chi sia quel ragazzo. Per me è uno spacciatore. Posso mettere a repentaglio il buon nome della clinica per le manie umanitarie d'un pazzo. C'è la legge dopo tutto, no? Denuncialo se pensi che si debba fare. Sì, lo farò. Domattina appena torno in clinica. Ah, sì. Certo, è meglio domattina. Così, se il ragazzo muore stanotte, puoi sempre dire che non eri stato informato e dare la colpa a Viezzi. È l'occasione che aspettavi. Insomma, qualsiasi cosa io faccia, lui per te restare migliore. Perché in tutti questi anni è stato prezioso per me. E non lo posso dimenticare. Perché comunque vadano le cose, uno di voi due uscirà sconfitto da questa storia e non è quello che io volevo. Ma io ormai sono fuori dal gioco. Scusate. Decidi tu quello che credi meglio. Scusa, papà, ma gli ospiti stanno aspettando. Sì, vengo subito. Non potete rimandare domani? Ho finito. Stai bene, papà? È successo qualcosa? No, no, tesoro, sta tranquilla, va tutto benissimo. Se hai bisogno, chiama, mi raccomando. Sì, grazie, non ho bisogno di niente, adesso mi rimetto a leggere. E divertitevi. Aveva addosso una tale quantità di roba che sarà difficile dimostrare l'uso personale. Quindi anche se sopravviverà finirà in galera. Perché lei ha l'obbligo di denunciarlo, vero? Sì, certo, io dovrei farlo. Ma non lo farò se lei mi aiuterà. Davvero? Sì. Veramente io... Va bene. Va bene, professore. Grazie. Chi era? Il professor Vergiotti vuole parlarmi. A quest'ora? È quasi mezzanotte. Aldo è nei guai. E tu, Elisa, ci vuoi andare? No. Cioè sì,
È così stupido certe volte che non me la sento di lasciarlo da solo. Ti creo molti problemi, vero? Beh. No, no, ti capisco benissimo. Ti ha detto di che cosa si tratta? No. Aldo si è messo in una situazione difficile. Una trappola. Dalla quale deve uscire subito se vuole avere ancora qualche possibilità. Lei non gliene ha lasciate molte, professore. Io non le sono mai piaciuto, Elisa, lo so. Ma non l'ho pregata di venire qui a quest'ora per riconquistare la sua stima. Io voglio bene ad Aldo, lei mi deve credere. Non capisco perché sia così ostinato, perché tenga tanto a quel ragazzo. Forse gli fa pena. O forse... Andiamo, Elisa. Quando si comincia questo maledetto lavoro, si ha a che fare ogni giorno con la disperazione, il dolore. E Aldo ha sempre saputo distinguere la professione dai sentimenti. Forse è per questo che ci siamo lasciati. E forse ho preteso troppo da Aldo. E questo non ha certo giovato al vostro matrimonio. Me ne rendo conto soltanto adesso. E io mi sento in debito. Devo aiutarlo. Ma lei deve convincerlo a non fare sciocchezze, altrimenti la sua posizione sarà indifendibile e mio genero ne approfitterà. Cosa farà dopo? È così orgoglioso, lei lo conosce, sa cosa rischia. Sì, lo so. Cercherò di aiutarlo. No, stia comodo, professore. Comunque, grazie. Grazie a lei. Arrivederci. Saresti venuto da me. Cosa pensavi? Io pensavo che lei mi capiva. Volevi che mi sentissi in colpa per quello che è successo stamattina, vero? E questo cos'è? Il mio portafortuna.
me l'ha dato papà? Quando? Ah, per la maturità. Per... mi ha portato una fortuna, se lo può tenere. Ho parlato con tua sorella, Matteo. No, per favore, non la deve far venire qua. Non mi deve vedere così. Le ho anche promesso che non ti denuncerò, se questo può farti stare tranquillo. Perché? Non lo so, ma devi cominciare a fidarti degli altri, Matteo. Io mantengo le promesse. Grazie. Mi sa che questa volta ci lascio le penne, prof. No, Matteo. Ce la fai. Ce la farai. Signorina, scusi, professor Viezzi. Stanza 24. Grazie. Prego. Elisa. Ciao, Aldo. Ma è successo qualcosa? No. Ti posso parlare un attimo? Come sta? Il cuore è molto debole. Sarà a continui sbalzi di pressione. C'è il rischio di un edema polmonare. La droga l'ho distrutto. Ha il cuore e il fegato di un uomo di 70 anni. Puoi uscire un attimo? Resti qui lei. Sì, professore. Certo, è la prima volta che ti occupi di qualcuno. E non solo della sua malattia. Sai, alle volte penso che se avesse avuto una salute malandata, il nostro matrimonio sarebbe durato di più. Almeno ti saresti occupato di me. Saremmo stati più insieme. Sì, lo so, ho sbagliato tutto. Ma non sono venuta per questo. Ho parlato con Vergiotti, mi ha messo in guardia. Cassini farà di tutto per metterti fuori gioco se tu non denunci il ragazzo. Ah, certo. Aldo, non tutto è perduto. Venerdì sera ho invitato Giusfredi e Bagnoli. Se riesci a parlare con loro della situazione, sono sicura che hanno stima di te. Ma devi avere tutte le carte in regola, lo capisci? Eh sì, e denunciare Matteo. Ma se lo denuncio verrà condannato. E se viene condannato non avrà più nessuna possibilità di riprendersi. Sembra che riesca a superare la notte. E poi io ho promesso. Ti rendi conto di quello che succederà, vero? Sì, lo so. Ma perché? Ma dopo tutto chi è? Uno sconosciuto? Un tuo allievo, uno dei tanti, un malato qualsiasi? Ma che ne sai che non spacci davvero? Vale la pena, secondo te, di sacrificare tutto per uno lo che in fondo... Lo sai che sono sempre stato bravissimo nel prendere le decisioni sbagliate. Non cambi idea, vero? No. Adesso devo andare. A te non succederà la stessa cosa. Tu sei un bravo chirurgo, non hai bisogno di quella roba. Puoi ancora smettere, se vuoi. Sì, lo so, per me è diverso. Sta tranquilla, Elisa. Ciao. Ciao. E grazie di tutto.
parametri sono regolari, però comincia di nuovo ad agitarsi. Va bene, vada a riposare. Ci penso io. Grazie. Adesso. Professore, sto male. Lo so. Per favore, mi dia qualcosa. Sto malissimo. No, non in questo momento. No, 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 no. La prego. La prego. Tu hai avuto un arresto cardiaco per overdose, ti abbiamo ripreso per i capelli. Ma il tuo cuore è debole, è bene che tu lo sappia. Allora perché cazzo perdi tempo con me? Mettiti giù. Eh? Sta buono, Matteo. Lasciami crepare in pace. Non posso. Perché? Non ti piace perdere, professore. Mettila così se vuoi. O vuoi un altro successo clinico? Ti vuoi liberare dei tuoi sensi di colpa? Me ne fotto dei tuoi sensi di colpa io! Non è colpa di nessuno! Cos'è quello? Un analgesico. Non lo voglio. Non lo voglio. No, non lo voglio. Se devo morire, voglio morire lucido. Non lo voglio! Lucido da quando prendi quella roba. Mi fai la predica? Anche tu. Ma che ne sai tu? Che ne sai tu? Hai mai avuto paura della gente? Tanta paura che non hai il coraggio di guardarli negli occhi. Preferisci morire piuttosto. No. No, che non la conosci. Non la conosci questa paura. Tu non puoi saperlo. Tu sei un vincente, professore. Io lo so perché si comincia, Matteo. Anch'io ho cominciato per farmi coraggio. Era la mia prima operazione. Avevo paura di sbagliare. Paura che mi tremassero le mani. Che potessi uccidere. C'era il primario e io dovevo farcela da solo. Se ce la faccio, mi dicevo, mi prende con sé. Mi apre una strada. E ce l'ho fatta. Ce l'ho fatta. Poi ho continuato per paura, perché ogni volta era come superare un esame. E l'unica volta che non l'ho presa ho sbagliato l'operazione. La paziente è morta. Aveva 18 anni, Matteo. Era giovane. Doveva ancora dare la maturità. Adesso devo prenderla perché altrimenti non potrei reggere questi ritmi. C'è sempre una scusa. Io dormo 3 ore a notte. Opero tutto il giorno. Faccio lezioni all'università. Vado ai congressi. Devo studiare. Ma no, non è vero. Adesso devo prenderla perché altrimenti non potrei guardarmi in faccia la mattina. Perché ho accettato qualsiasi cosa in nome del successo della carriera. Mentre lo so che ho sbagliato tutto. Io ho perso l'unica donna che amo. E in cambio di che cosa? È da questa domanda che cerco di scappare. La realtà è che io sono un drogato esattamente come te. Perciò devi venirne fuori. Perché se ci riesci tu, allora anch'io, forse. Capisci?
Buongiorno, professore. Venga. Grazie, Carla. Come sta? È tutto regolare da almeno 3 ore. Allora ce l'abbiamo fatta. Penso di sì. Però bisogna essere cauti. Io ho ordinato un radiogramma polmonare per le 9. Perché non va a riposare, professore? Adesso ci penso io. Il peggio è passato. Le prometto che non lo lascio solo neanche un momento. Alla mia parola. Si fida? Va bene, continui con le flebo. In caso d'emergenza... La faccio chiamare. È in buone mani. Lo so, Carla. Grazie. Buongiorno, professore. Buongiorno. Professore, mi permetta. Ciao, però, mi servirebbe un prestitino piccolo piccolo. Alberto Sordi. Bravo, professore. Ci vediamo domani. Mi raccomando, vero con la macchina. Piano, dandere di dire. Dottoressa, può venire un attimo? Io ho preso una mia decisione. No, non è possibile. Non devo mentire, professore. Io sono responsabile. No, responsabile sono io. Ho già avvertito la polizia e ho anche... Professor Viezzi. No, no. Lei non può fare una cosa così. Non è possibile. Se il ragazzo si rende conto che la polizia è qui per lui. Non è possibile. Lei non può fare una cosa. Bastardo. Bastardo. Bastardo.
bene, ha voluto fare ancora una volta di testa tua, ma perché? Io non volevo lasciarti solo. Sarei venuta stamattina. Lo sai che quando hai bisogno di me io ci sono Maria, sempre. Mi dispiace. Sì, lo so. Lei ha cercato. Ma non se ne deve fare una colpa, professore. Doveva andare così. Lo avevamo sempre saputo che sarebbe finita in questo modo. Quando si comincia, è impossibile smettere. Non è vero. Basta volerlo. Se mi avesse dato un po' di tempo, solo un po' più di tempo, ce l'avremmo fatta. Marcella, sono qui. Non preoccuparti, amore mio. Dottoressa, la prego, mi faccia entrare. Bigetti, no, non insistere. Non ti faccio entrare in sala operatoria. Sta buono, su. Capisco che vuoi stare vicino a tua moglie. Ma in queste condizioni saresti solo d'impaccio, lo capisci, no? Forza, portiamola dentro. Non preoccuparti, amore mio. Non c'è tutto bene. Sta tranquillo, non c'è nessun problema. È in buone mani, la opera Viezzi. Aiutami ad alzarla. Sì, ecco. Piano. Giù, signora, giù. È tutto pronto, professor Viezzi. Qui siamo a posto. È intubata, professore. Quando vuole. Si sente bene, professore? Sì, benissimo.
pressione? 120-60. Matita. Quanto sangue abbiamo? 4 unità. Le altre 4 sono pronte. Va bene, cominciamo. Bisturi. Asciughi, signorina. Si sente bene, professore. Ma cosa aspetta? Coaguli, coaguli! Sì, professore. Com'è la pressione? Sempre nella norma. Sia più preciso! 120-60. Divaricatore. No, pinze Kelly. Pinze. No, divaricatore. No, mi dia le pinze moschito. Lesione profonda, divaricatore, divaricatore. No, no, aspiri, aspiri. Professore, là non si può andare. Stia zitto, stia zitto. Vedo bene. Sam, c'è Sam, c'è Sam. Professore. Professor Viezzi, si sente male. La posso sostituire io, se vuole. Sì, Mauri, continui lei. Io non riesco. Professore. Professore. Professore, cosa è successo? Mi dica. Non è possibile che sia già finito, no? Professore. Mi dica cosa è successo, per favore. Professore! Professore! Cosa è successo? Professor Bietti! Che cosa è successo, per favore? Bastardo. Sono un vigliacco. Stavo per ammazzarlo. L'assassino! Assassino! 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 Vigliacco! Figlio di puttana! Buonasera, signore. Buonasera. 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 Prego, prego. Sta arrivando Vecchiotti. Non pensavo che sarebbe venuto nelle sue condizioni. Calmati, Elisa. Non cominciare ad agitarti, eh? Sì, hai ragione tu. Professor Vecchiotti, che piacere vederti. Buonasera, Elisa. Buonasera. Benvenuto, professore. Buonasera. Aldo non è ancora arrivato? No, non ancora, ma arriverà a momenti. Buonasera. Buonasera. Prego, accomodate. Buonasera. Accompagno io. Sì. Grazie. Buonasera. 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 Accomodatevi.
pronto? Ah, Elisa. Come? Ah, sì, certo, la cena. No, sì, certo che me lo ricordo. Stavo venendo. È tempo di infilarmi una giacca e arrivo. No, no, nessun problema. Farò un figurone, vedrai. A casa di Marco la cucina e i vini sono sempre Marco è davvero un buon gustaio. Sì, sì, grazie. Tutto bene? Come va? Guarda chi c'è, Giovanna. Ah, sì, grazie. Ti presento. Vada qui, signori, laggiù che sono appena arrivati. Gli è successo qualcosa? No, niente. È che pensavo che Aldo fosse... Ma dai, lo sai com'è fatto? Sì, lo so. Mi preoccupo troppo. Prendi la faccenda per quello che è, il tentativo di aiutare un amico in difficoltà. Oppure devo cominciare a preoccuparmi. No. Professor Viezzi. Ah, Carla. La moglie di Bigetti? L'operazione è riuscita. Sta già svegliandosi dall'anestesia. E lei come sta, professore? Benissimo. E anche lei della partita, eh? Sì, sua moglie Elisa, cioè, mi ha invitato per... Ma forza, Morini, lo dica. Lo sappiamo tutte e due che Elisa l'ha invitata qui perché lei sta dalla mia parte, no? Come se non potessi difendermi da solo. Stasera voglio togliermi parecchi pesi dallo stomaco. Buonasera, buonasera. Permesso? Buonasera. Permesso? Ecco Aldo. Sì. Buonasera. Buonasera, scusate, permesso. Ah, buonasera, bene, come va? Bene? Bene? Grazie. Buonasera, signore. Permesso? Professor Viezzi. Oh, caro Giusfredi, come va? Bene, non sapevo che lei conoscesse l'avvocato Marco Respighi. Come no, siamo quasi parenti. Lui è il marito della mia ex moglie. Ah, esiste, cara, un termine per definire questo grado di parentela, eh? No, non credo, mi scusi. Aldo, oh, mi scusi, permesso. Professor Vergiotti. Ma come, Giusfredi, uno dei nostri azionisti? Il professor Vergiotti è venuto apposta per aiutarti. Certo. E questo è quanto. Aldo. Buonasera, professore. No, no, stia comodo, stia comodo. Lei non sa quanto io le sono riconoscente. Elisa mi ha detto che lei è qui per aiutarmi. Oh, guardi, Cebagnoli. Buonasera, avvocato. Venga qui con noi, avvocato. Buonasera. Dato che è un testa di scarico, voglio che senta. Vede, Bagnoli, lei è uno dei maggiori azionisti della nostra clinica ed è molto importante per me che lei mi ascolti attentamente, perché, vede, io sono messo sotto accusa, Ma cosa dice, professore? Oh, no, non in maniera esplicita, si intende, e neanche perché non sappia fare bene il mio lavoro. Semplicemente perché non approvi i metodi con cui il professor Cassini gestisce la nostra clinica. In effetti, io lo considero un chirurgo mediocre, privo di qualsiasi senso morale. Ti prego, Aldo, non esagerare. Ah, professore, è naturale che lei lo difenda, mi sarei stupito del contrario. Soltanto Elisa, nella sua ingenuità, poteva pensare che lei sarebbe stato dalla mia parte. Vede, Bagnoli, a che punto mi trovo? Io posso, stia bene attento, o tacere e conservare il mio posticino, oppure posso spiattellare tutto. Ma allora rischio la mia carriera. Lei cosa farebbe al posto mio? Non me lo dica, non me lo dica, perché io lo so che lei se ne frega. A lei basta che i conti siano in attivo, non è vero? Aldo. Di tutto il resto se ne sbatte allegramente. Scusateci un attimo. Aldo, ti prego. Ma cosa c'è? Ah, ho capito, ho capito. Ho parlato troppo, sì. Aldo. Per favore, scusate. Ma se devo difendermi, se siamo arrivati a questo punto, non volete saperla, la verità? Prego, ho capito, ho parlato troppo, va bene. Ma perché fate quelle facce scandalizzate? Non mi direte che non le sapevate già tutte queste cose. In fondo non vi ho detto niente di nuovo, vero? Ti prego, controllati. Aldo, certe cose si pensano, ma non si possono dire. Scusate. Possibile che non ti rendi conto di quello che fai? Non ho organizzato questa cena per scavarti la fossa, Aldo. Sì, sì, lo so, tu sei così buona, tuo marito è così buono, Vergiotti è così buono. Piantala, guarda come ti sei ridotto. Scusa, come mi dovrei sentire? 15 anni di carriera, salvati da un giro di Martini. Cos'altro vuoi che faccia? Smetti, Aldo, sei un irresponsabile. Venire qui in questo stato. Ma cosa credi di scalzare Cassini riempendoti di coca? Tu pensi che gli altri non se ne accorgano? Piantala con quella roba. O finirai come quel ragazzo. Io posso smettere quando voglio. Non è vero. Lo sai benissimo. Senza non riesco a operare, lo sai. Quindi tanto vale. Pensa a Antonella.
Ancora questa storia, Aldo. Ma non è stata colpa tua. Quella ragazzina era un caso disperato. Ne abbiamo parlato tante volte. L'ha detto anche Vergiotti. Non è stata tua la colpa. L'operazione si è svolta in maniera ineccepibile. Elisa, c'ero io in sala operatoria. A volte basta un dubbio, un'indecisione. Era più preoccupata per gli esami di maturità che per l'operazione. Perché di me si fidava? Perché non sapeva di avere un tumore maligno al cervello. È passato tanto tempo, ma è possibile che tu non te ne sia fatto una ragione? No, non posso farmene una ragione, perché oggi è successo di nuovo. Cosa? Sì! Stavo per ammazzare un'altra paziente. Non è possibile. Sì, invece. Volevo operare senza prendere la solita roba. Lo avevo deciso dopo la morte di Matteo. Avevo scommesso con me stesso che potevo farcela. E invece non ne posso più fare a meno. Mi si sono bloccate le mani, il cervello. Ma non puoi continuare così. Ci deve essere un rimedio. Bisogna fare qualcosa, non so. Sì, andarmene. Mollare tutto, ricominciare. Il professor Kreitz mi ha offerto di andare a Praga. Laggiù dovrei occuparmi soprattutto di ricerca, di insegnamento. E così forse non ne avrei più bisogno. Allora fallo, accetta. Non è così facile, Elisa. Dovrei smettere di operare, buttare via 15 anni di lavoro, di carriera, per andare a seppellirmi in un posto dove non mi conosce nessuno. È un bene che non conosci nessuno. Né spacciatori, né drogati che ti portano quella roba fino a casa. Ma una decisione così è una sconfitta. E se poi anche così non riuscissi a smettere, lo capisci? Dopo non potrei più tornare indietro. Sì, lo so, hai ragione. Ma non hai alternative. Anche qui, quanto tempo pensi di tenere nascosto questo segreto? Prima o poi lo si verrà a sapere. Anzi, forse lo si sa già. Ma non me la sento, Elisa. Ho paura di non farcela. Ma devi farcela. Io ti voglio bene.
Pronto, professor Kreitz? Mi scusi se la disturbo a quest'ora, sono Viezzi. Sì, ci avrei ripensato. Sì, certo, se il posto che lei mi ha offerto in ospedale è ancora disponibile. Il viaggio. Dove sei? Il viaggio è andato bene. Adesso sono a casa, un appartamento carino vicino a Piazza dell'Orologio, il centro storico di Praga. Se vuoi ti racconto la sua storia, mi sono documentato sulla guida turistica, so praticamente tutto. Fra un po' esco per andare all'ospedale. Elisa, che senso ha quello che ho fatto? Perché sono venuto qui? Aldo, hai preso la decisione giusta. Può darsi. Ho paura di non farcela. Adesso devi solo tenere duro, resistere. Hai ragione. Forse sto solo drammatizzando. Ci sentiamo, eh? No. No, Aldo, non voglio saperne più niente. Adesso devi farcela da solo. Non voglio che mi chiami più. Se mi chiamerai, appenderò il telefono, dico sul serio. Comunque, abbi cura di te. Buona fortuna. Era da molto tempo che pensavo di rinnovare completamente questo ospedale, ma poi tutto è cambiato improvvisamente, troppo improvvisamente. No, non mi fraintenda, sono felicissimo di quello che è successo, per carità. Però per noi è stato un grosso shock, veramente grosso, mi creda. Ora, a questo punto, il vecchio non c'è più, ma prima che il nuovo si affermi, chissà quanto tempo ci vorrà. E la sua venuta qui fa parte, appunto, di questa operazione di rinnovamento. Abbiamo un bisogno enorme di idee nuove, di maggiore dinamismo, diciamo anche un po' di sana competizione. Non so se mi spiego. La ringrazio, ma forse lei mi sta sopravvalutando. Ah, no, mi sbaglio raramente nel giudicare i meriti delle persone, o almeno fino a oggi non mi sono mai sbagliato. E spero che non sia proprio lei a smentirmi e a distruggere così anche questa mia illusione. Ah, dottoressa. Controllo. Professore, voglio presentarle la dottoressa Dobrowska, che sarà la sua più diretta collaboratrice. Il piacere molto è mio. Lieto. Benvenuto, professore. Ora la dottoressa le mostrerà il resto dell'ospedale. La lascio in buone mani. Ci rivedremo più tardi. C'è una pesticciola, caro Viezzi, così le presenterò tutti gli altri colleghi. Scusi, professore, può venire sì. Un momento? Prego, vogliamo andare? Cominceremo dal reparto neurologico, che è certamente quello che le interessa di più. Al piano di sotto, perfettamente attrezzate, ci sono le sale operatorie e il reparto radiologico. Non si sente bene, professore? No, è l'aria pressurizzata dell'aereo, mi fa sempre questo effetto.
Se vuole posso darle qualcosa. No, no, grazie. Ciao, mamma. Geza. Guarda cosa ti ho portato. Mettila lì sopra. Mi farà compagnia. Qui ci sono i degenti più gravi, dopo le farò vedere le cartelle cliniche. Geza, quante volte devo dirti che questo non è orario di visita? Non capisci quando parlo? Guarda che se ti trovo un'altra volta a quest'ora ti tolgo il permesso di visita. Mi scusi, professor Viezzi, ma come si fa a spiegare a un bambino di 10 anni che sua madre ha solo pochi giorni di vita? Venga, le mostro il resto del reparto, prego. Lei mi lusinga. Le presento il dottor Borek, che non vedeva l'ora di conoscerla. Spero di poterle essere utile. Ho seguito con molto interesse le sue ricerche sulle tecniche di chirurgia vascolare, professore. Se lei permette, approfitterei per farle una domanda. No, 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 no. Questa sera non si parla di lavoro, professor Viezzi. Attenzione a non cadere in questa trappola, eh. Ma no, va benissimo. Non toccherò più l'argomento, stia tranquillo. Io l'ho avvisato. Ah, il dottor Lonsky. Premetto che io non condivido le opinioni del mio esimio collega, che è rimasto ai tempi del trapano a mano. Ma non è questo il problema, io esigo una sperimentazione. Guarda per esempio l'uso chirurgico proprio del così, laser. Proprio così, cosa succede se lo si usa nei casi terminali? Basta leggere le relazioni finali. Le leggo tutte. Ormai c'è una letteratura abbondantissima sull'argomento. Anche il professor Viezzi in Italia ha effettuato lo stesso tipo di intervento, non è vero, professore? Beh, se permettete ne parliamo domani in ospedale. È troppo complicato per parlarne adesso. Io vorrei bere qualcosa. Professore, Teresa Lipkova, piacere. Piacere, io mi chiamo... Aldo Viezzi, so chi è lei. Neurochirurgo italiano, insigne professore universitario, eccetera, eccetera, eccetera. Forse ho sbagliato qualcosa? Sì, il terzo eccetera. Si sente bene? Sì, certo. No,
È solo un po' di stanchezza. Lasci che indovini dove vorrebbe trovarsi in questo momento. In un comodo letto, a casa sua, lontano dalla curiosità della gente. E così ho indovinato? No, ha sbagliato. Io non mi vorrei trovare in nessun altro posto che qui, soprattutto adesso. Andiamo, ho visto benissimo che faccia ha fatto mentre Borek l'aggrediva con le sue domande. Ma bisogna capirlo, poverino, erano mesi che l'aspettava. Lavora anche lei all'ospedale? Sì, ma non sono un medico, si tranquillizzi. Sono laureata in sociologia. Da 2 anni mi occupo di tossicodipendenza. Prevenzione, disintossicazione, reinserimento. Un lavoro che mi coinvolge. Ma qui, a Praga? Sì, perché vede, la prima cosa che abbiamo conquistato con la democrazia sono tutti i vostri vizi, anche la droga. Prima era un fenomeno ristretto, adesso invece... Teresa! Domando scusa, professore. Hanno chiamato dall'ospedale, c'è un caso urgente. E io devo andare, purtroppo. Accompagni tu il professore a casa? Sì? D'accordo. Mi posso fidare? Certo. Ciao. Ciao. Grazie. Solo un istante. Va bene. Dovrebbe essere già arrivato. Avevamo appuntamento a quest'ora. Pavel! Aspetta, scendo io! Mi scusi, torno tra un minuto, professore. L'accompagno? Grazie, ma preferirei di no. Come vuole. Grazie. Ma che... Cosa c'è? Pavel! Pavel! Pavel, aspetta! Dove vai? Avevo detto che avrei fatto subito, ma non immaginavo che avrei fatto così presto. Ho visto 2 uomini correre dietro. Ma no, si sbaglia, non ci sarebbe motivo. Li ho visti, gliel'assicuro. Va bene, credo di doverle una spiegazione. Non è obbligata se non vuole. Pavel, il ragazzo che dovevo incontrare, è un tossico e anche un piccolo spacciatore. L'anno scorso lo abbiamo salvato in extremis da un'overdose e adesso sembra disposto a collaborare. Io credo che curare le conseguenze sia troppo poco. Bisogna stroncare il traffico prima che si organizzino. Lei penserà che sono un'illusa. No, io penso che lei invece abbia fatto una scelta molto coraggiosa. Qualcosa ho già scoperto. Ad esempio so chi è il maggior trafficante di droga di Praga, Yuri Trifonov, un ricco uomo d'affari di origine bulgara. Si occupa di importazioni, transazioni bancarie. Ecco, guardi, il suo nome è dappertutto. I suoi interessi vanno dalla ristrutturazione immobiliare alla gestione delle sale di videogiochi. Tutte attività legali. Ma dietro c'è traffico di valute, immigrazione clandestina e soprattutto droga. È ancora all'inizio, ma ha già fatto molti danni. Pavel mi aveva promesso che mi avrebbe dato altre informazioni oggi. Qualcosa deve essere andato storto. Ma non ha paura? Sì, perché so di cosa sono capaci.